Amici bentrovati. Oggi per la rubrica Storie ho avuto il piacere di intervistare uno dei consoli più anziani della processione dei misteri di Trapani, il signor Giuseppe Navetta, storico segretario del ceto dei metallurgici Gruppo Sacro L'Arresto. Oggi il signor Navetta all'interno del gruppo ricopre la carica di console onorario. Abbiamo fatto un salto nel tempo e abbiamo ripercorso gli anni 40 e gli anni 50. Abbiamo ricucito pagine di storia di un'altra epoca, di un'altra processione. Ma ascoltiamo il signor Navetta dalla sua voce tremolante ed emozionata. Signor Navetta, buongiorno. Buongiorno Nino. E oggi ho il piacere di intervistarla per apprendere e arricchirci su quella che è la storia del ceto dei metallurgici. Lei è stato un console del ceto dei metallurgici ed è entrato in questa famiglia nel 1983 e ricordiamo tutti, lei lo ha detto in più occasioni, che è entrato in memoria di suo padre. Ecco, ci vuole parlare di suo padre, chi era nella vita e soprattutto che ruolo aveva all'interno del ceto dei metallurgici, qual era il suo compito, il suo incarico? Ecco, papà intanto è venuto a mancare nell'agosto dell'83. Come ha detto Nino, io sono entrato in memoria di mio padre. Io mi ricordo mio padre sempre nell'ambito della processione dei misteri. E di professione faceva il fabbro, ecco perché è prettamente nella categoria dei oggi metallurgici. Allora il gruppo era intitolato ai fabbri e oggi sono idraulici, mentre erano stagnatari, ecco. Esatto. Successivamente è stata allargata la categoria e quindi la denominazione metallurgici. Ecco, papà, periodo quaresimale, papà si allontanava dal lavoro per poter fare la raccolta. Era un console tutto come tutti gli altri, allora non c'era il console segretario, non c'era il console tesoriere, c'era solo la figura del capo console, che mi ricordo benissimo la persona di Don Peppino Mazzeo, che era stagnataro. Signora Vetta, parliamo di quali anni, quale periodo? Ecco, io quello che mi ricordo perfettamente la prima mia uscita mano nella mano con mio padre. Siamo negli anni, fine anni 40, quindi diciamo da poco era finita la guerra. I gruppi decimati dai bombardamenti, difatti uscivano in forma ridotta, mancavano tantissimi gruppi e si usciva dalla chiesa del collegio. Io mano nella mano con mio padre ero molto emozionato, specialmente nel momento in cui sentivo iniziare la banda. Allora si usciva con la banda che suonava dentro la chiesa, per non parlare poi la folla che c'era all'uscita, non si poteva minimamente camminare. Lei, a proposito di folla, di uscita, di fedeli che accompagnano la processione, oggi rispetto a ieri, lei che differenza nota su questo versante? Ecco, la differenza c'è qua all'uscita. All'uscita, oggi come oggi, noi abbiamo una grandissima folla di curiosi, di persone che vengono fuori Trapani, di turisti, che con gli occhi spalancati a vedere questa meraviglia che noi abbiamo e che forse noi stessi non lo sappiamo proprio valorizzare.
Questo sembra all'uscita. All'entrata purtroppo non c'è più quella folla di una volta. Grazie pure ai mezzi di comunicazione, la televisione. La televisione che le persone non si alzano più al mattino presto come una volta, Corso Vittorio Emanuele, la nostra loggia, era piena di persone perché volevano sentire l'odore della cera, volevano sentire proprio il cinquettio degli uccelli, proprio all'aurora. Diciamo che i media hanno un attimino condizionato anche quelle che erano le abitudini dei trapanesi, sì, per andare a vedere. Certo, fanno un servizio molto importante, perché ovviamente grazie ai media, grazie alle dirette che si fanno, molte persone che non potrebbero venire, mi riferisco per esempio ai malati, agli ospedalizzati, insomma tutte quelle persone che hanno la possibilità di vedere la televisione. Poi in televisione i misteri, però poi c'è dall'altro canto chi invece ovviamente viene condizionato proprio dai media e magari preferisce vedere in televisione, ecco. Magari potrebbe venire ma non viene perché se li vede comodamente in esatto, a casa. Ecco, io queste che lei ci sta raccontando di suo padre sono degli aneddoti storici molto importanti, ma oltre a Mazzeo e ovviamente a suo padre ci sono altre persone che all'epoca, ecco, lei ricorda, collaboravano qui proprio nel CETO, sì, erano persone, insomma, consoli del gruppo. Sì, uno di questi che anche giovani non hanno conosciuto, col suo magnifico e fantastico cappello che aveva, Bartolomeo Asta, Uzzo Bartolo Asta, che è stato tutti quanti ci siamo innamorati da questa persona. E poi c'era Pellegrino, molto anzitempo, poveretto. Francesco Pellegrino, morto nel 79, e ovviamente era capoconsole all'epoca dei metallurgici, e poi è subentrato a lui Vito Pace. Sì, e Pio Cardinale, questi sono i nomi, oltre il capoconsole, che era una persona abbastanza matura, come ho detto precedentemente, che era Don Peppino Mazzeo. Questi sono i nomi che ricordo. Signora Vetta, possiamo trarre anche da questo suo racconto una differenza tra ieri e oggi nel numero dei consoli? Oggi il numero di consoli di gran lunga è superiore rispetto all'epoca a cui lei fa riferimento. Certo, certo. Io quello che posso ricordare, così al lume di naso, perché giustamente siamo... Anni 40, anni 50, poi papà, causa malattia, ai primi degli anni 60 si è dovuto dimettere. Potevano essere 5-6. Un altro nome che ricordo come console c'era Totò. Non ricordo il cognome. Mi sfugge il cognome. Totò Licata. Ah, Licata. Totò Licata. Ricordo un'altra cosa, Nino. Oggi si va a fare la raccolta con le ricevute stampate, cosa. Allora si faceva la raccolta, uscivano con dei quaderni, annotavano il nome e cognome dei contribuenti e la cifra che dava. Chi dava 50 lire, chi dava 100 lire. Io mi riferisco, siamo anni 50, e appunto... Non c'era nessuna giustificazione che avevo. Solo che un gruppo di questi consoli, capitanato dal capoconsole signor Mazzeo, hanno deciso intorno al 50, metà 50, metà anni 50, di fare il primo resoconto.
Questa è una cosa molto importante perché soprattutto i più giovani, le nuove generazioni, diciamo, che si affacciano al mondo dei misteri, ecco, magari delle vicissitudini storiche non li conoscono perché sono delle micro storie che a volte stentano ad entrare nella storia ufficiale della processione. Ci racconti, a proposito di trasparenza, di conto economico, come nasce il primo resoconto dei metallurgici? Ecco, primo resoconto non era così ampio come se, perché la categoria si è allargata. Io ricordo che ero sempre con mio padre, perché mio padre ha fatto sì che mi ha lasciato questa eredità, che mi sono innamorato dei misteri. Ero presente presso la tipografia Lamia, Corso Vittorio Emanuele, oggi non esiste più questa tipografia, che ho visto fare proprio il primo resoconto, il primissimo resoconto, quello che hanno, il cliché, i primi cliché che hanno fatto. C'erano i consoli che non erano soddisfatti del colore, allora bianco e nero, il colore non era, veniva sbiadito, veniva cosa, finalmente. E questo, loro non facevano altro che hanno scritto solo i nomi dei consoli, nome dei consoli e i nomi dei contribuenti, senza fare il quadro economico. Possiamo affermare che con molta probabilità il ceto dei metallurgici, gruppo Sacro L'Arresto, sia stato, se non il primo, tra i primi a dare alla categoria uno strumento di trasparenza, sì, sì. Per quanto riguarda appunto i conti, la rendicontazione del gruppo. Certo, sono state tra i primi. Un'altra cosa che ricordo dai tempi che furono, la processione. La processione dei consoli, intanto in quel periodo erano pochissimi i ceti che avevano la banda e avevano la processione. Posso citare che erano la scesa al Calvario, la flagellazione, i metallurgici, gli ortolani avevano la banda, quello che ricordo, però la processione dei metallurgici consisteva solo massimo 8 processanti, 4 per lato e 2 stendardi. Tutta questa era la processione. Sì, era molto piccola, molto ridotta. Oggi forse è estremamente grande, quindi bisognerebbe un attimino ridimensionarla, quindi bisognerebbe un pochino fare un passo indietro e tornare un po' a quei tempi in cui, proprio per snellire il corteo, che oggi si presenta, credo, è una mia opinione, eccessivamente lungo. Allora, signor Navetta, quello ovviamente che ci sta raccontando è veramente, sono degli aneddoti storici che noi appunteremo con la speranza che anche i posteri ne possano fare tesoro. Allora, arriviamo al 1983. Lei entra come console nel ceto dei metallurgici ed entra in memoria di suo padre, venuto a mancare un anno prima, nell'agosto dell'82. Ecco, come è avvenuto il suo ingresso nel ceto dei metallurgici e ci racconti le emozioni della sua prima processione. Ecco, come ho detto, nell'agosto è morto papà e allora si avvicinavano il periodo della quaresima. Siamo verso il mese di febbraio. Andai a trovare il signor Asta, che per me continuava a essere un console, per dire: papà non c'è più, avrei il piacere di farlo presente con la mia persona. Mi ha riferito che non ero più console e che comunque avrebbe parlato con chi di dovere e con questo mio desiderio che avevo. Lascio il numero di telefono. Arriva una certa giornata che ricevo la telefonata da parte del signor Asta, dove mi disse che i consoli lo accettano ben volentieri e si riuniscono venerdì prossimo nell'officina del signor Pace, allora capoconsole dei metallurgici. Molto timido e con tremore nelle gambe e pieno di emozioni,
entravo a far parte di questa grande famiglia, scusatemi. Lì trovai degli amici, amici quale Peppe Ferrara, che conoscevo già da tempo, Michele Bosco, che era il mio meccanico. Conoscevo pure Mariano Barone e Dalevi. Sono stato accolto, come dissi, a braccia aperte e subito mi hanno dato un blocchetto per poter fare la raccolta. Io lavoravo a Custonaci come direttore di cava. Mi dissero alcuni nomi di officine che io già conoscevo da andarla a trovare e ricordo quell'anno ho fatto una raccolta pari a 600.000 lire. Certo, per l'epoca era una buonissima raccolta. Era una buona raccolta. Grazie all'aiuto che mi hanno indirizzato loro, andiamo il famoso Venerdì Santo. Già il Giovedì Santo, i preparativi, la pulitura degli argenti, andare in chiesa a vestire il gruppo. Era un tremolio tremente, un'emozione meravigliosa. Il Venerdì Santo. Venerdì Santo vedo già il gruppo pronto all'uscita. Una cosa strana che continuo a vedere, anche perché pur non essendo più console, sono sempre in mezzo ai consoli. Vedo la figura di mio padre davanti al gruppo prima di uscire e lì c'è il mio primo pianto. Io non vorrei interromperla perché il suo racconto è talmente emozionante che sta emozionando pure me e glielo leggo proprio negli occhi e nelle sue parole. E io la ricordo sempre che prima di uscire lei piange. E questo è un mio ricordo sin da quando ero piccolo. Lei prima di uscire... Sì. Si dà un pianto liberatorio e questo è una cosa che io ho sempre impressa, la sua figura che sempre prima che il gruppo esca da quella chiesa, lei piange. Io vedo mio padre, ecco perché io ogni anno faccio l'entrata o faccio l'uscita, però il Signore mi deve dare la grazia finché mi dà la forza di poter camminare, io mi sento essere sempre un console, anche se con immensa gioia, a mia insaputa, e cosa, e mi avete fatto piangere allora, mi avete nominato console onorario. Per me è stato un regalo che se mi avreste fatto qualcosa di più grosso, forse non l'avrei gradito come ho gradito questa vostra iniziativa. Grazie. Questo era stato valutato dal direttivo di quegli anni per dare ovviamente onore e anche valorizzare le figure come lei che hanno scritto pagine importanti nella storia del ceto dei metallurgici. Allora veniamo adesso al discorso del ruolo. Lei all'inizio, dopo un po' di tempo, è stato individuato per rivestire la carica di segretario del gruppo e lei ha fatto il segretario per tanti anni, lo ha fatto sotto Michele Purracchio, lo ha fatto con la gestione Burgarella, con la gestione Coppola e poi lo ha fatto per tantissimi anni sotto la gestione Vito Genna. Ecco, ovviamente molti anche oggi lo chiamano un segretario, sì. Perché viene naturale. Cosa vuole dire su questo punto? Ecco, e là non è stato così lì per caso, perché prima chi faceva le funzioni che ho fatto io, che ho continuato a fare io, era Cino Cardinale. Pace all'anima sua. Cino Cardinale e Michele Purracchio, che hanno dato tanto al gruppo e che se oggi c'è una signora processione, dobbiamo dire grazie ai loro insegnamenti. Comunque, con Cino Cardinale eravamo sempre assieme
appare l'ultimo contabile, il resoconto della contabilità, tutta la contabilità. Cino Cardinale poi nel 92 si è o 91 non lì, 92, sì, si è dimesso. dimesso, e quindi chi doveva continuare il lavoro fatto da Cino? Il sottoscritto. E mi sono dato anima e corpo, ho istituito tante cose. Io ricordo che la prima cosa che ho fatto un quaderno con ogni foglio, era un nome dei consoli, dove registravo ciò che i consoli compravano per il gruppo e i versamenti che facevano. Non sono rimasto contento di questi fogli, perché poi si consumava e si bisognava fare un altro quaderno e così via. E allora sono andato a comprare delle schede, e ogni anno facevo una scheda per ogni consolo. Tra l'altra cosa, registravo pure il numero delle ricevute che prendevano, e man mano scrivevo sia gli acquisti sia i soldi che loro davano, versavano, in modo tale poi da poter fare la contabilità finale. Le volevo chiedere, ecco, e poi concludiamo l'intervista perché è stata davvero ricca di notizie storiche. A fianco di lei c'è un manichino con una divisa. Questa divisa ha fatto la storia nei metallurgici, ma anche ha compromesso quelli che erano i rapporti dell'epoca nell'ambiente dei misteri. Cosa ci vuole dire a proposito di Ecco, questa divisa e chi la indossava, diciamolo, a chi seguirà l'intervista? siamo negli anni critici del gruppo dei metallurgici, gli anni in cui il capoconsole Michele Burracchio. Michele Burracchio allora si lottava affinché fossero cambiate queste divise dei portatori. Loro allora, a capo presidente dell'Unione Maestranze, il geometra Carino. Lì il direttivo faceva un pochettino orecchio da mercante: da un orecchio entrava, dall'altro orecchio usciva. Michele Burracchio cosa ha fatto? Ha avuto la bella idea di fare queste divise che ha fatto indossare ai portatori. Iniziò con la divisa pantalone Azzuava, poi passò con queste divise con una gigantesca croce al petto, sostituita da questa con una croce lateralmente, per passare poi allo spezzato. Fatto sta, ne un po' dentro più. I signori dell'Unione Maestranze hanno punito Michele Burracchio, mi sembra che erano a 3 anni di punizione, di non far parte dell'Unione Maestranze. C'è stata un'espulsione da. Un'espulsione. A questo punto Michele Burracchio, parlando in seno dai consoli, dice: ci dimettiamo dall'Unione Maestranze, non abbiamo bisogno, tanto il contributo ce lo devono dare lo stesso, e ci mettiamo una cosa. Fatto sta, si è arrivato al punto che l'Unione Maestranze ha fatto la divisa che oggi è in Io processione. credo primi anni 90 abbiamo le Sì. divise dei portatori che l'Unione Maestranze ha fornito a tutti i gruppi, quindi mi viene da chiedere che comunque il segno di protesta dei metallurgici attraverso Sì. magari queste iniziative che sembravano un po' strambe all'epoca, alla fine ha portato i suoi frutti. Con una forzatura di alcuni consoli, tra cui io, che c'è stata allora una dimissione dei consoli, di 6 consoli, si è riottenuto la reiscrizione all'Unione Maestranze, e adesso si fa bello, si fa la Esatto. processione. Ci dispiace adesso che c'è un gruppo che se n'è uscito dall'Unione Maestranze. Diciamo che non è proprio, è un piede dentro, un piede fuori. Dai, Ecco, mettiamola così. Le volevo chiedere un'ultima cosa e poi concludiamo.
Oggi lei ha il piacere di vedere sua nipote con noi. Ecco le sensazioni, sua nipote Alice che porta la banderuola, che è stata a sua volta portata anche dalle sue figlie. Ecco qual è l'emozione, ci racconti un po' la sua emozione nel vedere sua nipote oggi in processione. L'emozione è immensa. Non per questo io la chiamo la mia erede. Ma vedere questa ragazzina che mi diceva: nonno, voglio fare la processione. All'epoca aveva 6-7 anni. Rispondevo: Alice mia, devo avere 13-14 anni, non prima di questo, e sei troppo piccola ancora. Ebbene, il giorno in cui, aveva 12 anni, nonno, vedi che io quando ci sarà la processione dei misteri avrò 13 anni, quindi tu mi hai detto fra 13-14 anni. Ebbene, sono felicissimo, sono felice perché vedo che nell'ambito dei miei nipoti, ho 4 nipoti, 3 maschietti e l'unica femminuccia, è l'unica malata dei misteri. E noi la conosciamo e sappiamo di questa passione, perché lo vediamo negli occhi di Alice, questa passione. Ecco. Quindi in questo lei sicuramente ha lavorato bene con le sue figlie e le sue figlie hanno lavorato bene anche con i suoi nipoti. Grazie, grazie. Signora Vetta, io la ringrazio personalmente, ma la ringraziamo. Chi è appassionato della processione dei misteri non può non ascoltare le sue parole, non può non apprezzare la sua emozione nel raccontarsi e nel raccontare aneddoti di questa nostra, diciamo, tradizione trapanese. Un'ultima cosa che adesso Prego. Desidero dire io, perché io ringrazio tutti voi, anche i nuovi consoli, anche loro, perché io sono stato e sono e rimarrò sempre il vostro segretario. E noi lo sappiamo. Grazie, signor Navetta. Prego. Cari amici, si conclude qui questa puntata di storie. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, lasciate anche un commento e interagite con la web TV. Collegatevi al sito www.tvbn.it e scriveteci all'indirizzo email redazione@tvbn.it. Un caro saluto e a risentirci.